Celebriamo oggi il 157esimo anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera e lo celebriamo svolgendo quella che è la nostra attività istituzionale operativa per garantire la sicurezza in mare e tutte quelle che sono le attività che si svolgono soprattutto nel periodo estivo. Siamo nel pieno dell'operazione Mare Sicuro, un'operazione che ogni anno si svolge secondo specifiche direttive impartite dal Comando Generale e che a livello locale viene coordinata dalla Direzione Marittima della Campania e prevede il coinvolgimento di tutti gli uffici marittimi che hanno giurisdizione nella nostra regione. Per quanto riguarda i controlli in mare, andiamo soprattutto a verificare la sicurezza delle attività balneari e anche naturalmente il regolare svolgimento di quello che è il traffico diportistico. Per quanto riguarda i controlli sulle unità da diporto, la verifica è una verifica sia di carattere documentale, allo scopo cioè di verificare la regolarità e la correttezza dei documenti di cui è in possesso il conduttore dell'unità, per esempio la circostanza per cui se la potenza del motore è superiore a un determinato valore di kilowatt è obbligatoria per la conduzione il possesso della patente nautica. E naturalmente poi c'è un controllo di carattere tecnico che riguarda le dotazioni di sicurezza che devono essere presenti a bordo in ragione del tipo di navigazione, quindi della distanza dalla costa in cui sta navigando. Quando parliamo di mare sicuro e di sicurezza delle attività marittime, il nostro compito è anche quello di verificare che soprattutto nella stagione estiva non ci siano in prossimità della costa e quindi di quelle che sono le zone riservate alla balneazione possibili pericoli di inquinamento delle acque marine. Durante questo periodo svolgiamo attività di controllo in mare, preferibilmente attraverso l'impiego sia del mezzo navale più grande, la motovedetta, sia mediante l'impiego del battello pneumatico e soprattutto con quest'ultimo riusciamo ad arrivare più sotto costa al fine di verificare la regolarità di quelli che sono i segnalamenti marittimi per le aree riservate alla balneazione che ricordiamo essere 200 metri dalla battigia. Da diverse settimane siamo già impegnati su tutto il litorale di giurisdizione per quelle che sono le verifiche di rito presso le strutture balneari. Abbiamo già controllato quasi tutti gli stabilimenti della litoranea di Torre del Greco con diverse attività anche di sequestro, l'ultima operata venerdì nel porto del Granatello di Portici dove abbiamo sequestrato diverse strutture abusive
addirittura tenute da un extracomunitario irregolare per il quale è stato emesso anche il decreto di espulsione. La Guardia Costiera oggi compie 157 anni e oggi più di ieri siamo costantemente impegnati in quelle che sono le nostre attività istituzionali rivolte a garantire e tutelare la vita umana in mare e l'ambiente marino inteso a 360 gradi. Ricordiamo a tutti il nostro numero di emergenza nazionale, il 1530, attivo 7 giorni su 7. Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.